Buonasera amici cari, siamo in una location d'eccezione perché come vi ho anticipato stamattina su Instagram volevo registrare in realtà un mukbang, poi siccome sono a casa da sola e devo cucinare ho pensato di trasformare questo mukbang che in realtà è una tipologia di video che mi piace molto, però io non amo molto parlare mentre mangio quando sono da sola, nel senso che in genere mi metto sempre un film, una cosa del genere, quindi ho pensato, magari vi faccio vedere anche quello che preparo, che secondo me è la cosa più soddisfacente dei mukbang, è vedere effettivamente cosa c'è nel piatto degli altri, perché siamo sempre molto curiosi, però ho pensato anche di cominciare a rispondere alle domande, o comunque a chiacchierare un pochino, a farmi compagnia con voi proprio mentre cucino. Siccome non ho un'attrezzatura molto professional e non avevo un treppiedi, non vi sto veramente riprendendo quello che sto preparando, però insomma questo non è un video di cucina, quindi fatemela andare bene. Però adesso vi racconto che cosa preparo e nel mentre appunto mi faccio compagnia con voi, rispondo alle vostre domande e vi racconto un pochino di cose. Allora, in questo momento io sto affettando delle zucchine. Eccole qua, quindi ho il tagliere qui davanti a me e avevo tre zucchine da finire, sto svuotando il frigo perché tra un paio di giorni parto e quindi sto facendo tutto quello che è deperibile, tra cui queste zucchine che sto mettendo in una padellina. Eccole qua, sono tre zucchine piccoline e non sono zucchine romane che sono le mie preferite, però ci facciamo andare bene queste e le faccio in padella semplicemente con un po' di sale, olio e un pochino di rosmarino, ho scoperto piacermi molto nelle zucchine e le faccio con un po' di pomodorini perché ho anche una confezione di datterini da fare fuori e siccome non mi va la pasta perché ho mangiato a pranzo fuori con i miei colleghi una porzione, devo dire, abbondante di spaghetti, cozze e pecorino, che anche quei pomodorini, che era una roba spaziale, volevo mangiare un secondo. In realtà sono un po' dubbiosa sulla proteina perché l'unica cosa che ho è del prosciutto, che in realtà non è che mi va moltissimo, però ho una confezione aperta di prosciutto crudo da finire e quindi farò la brava ragazza e la mangerò. Avrei gradito avere del melone, magari fare prosciutto e melone con un po' di verdure, ma non ho il melone, ho delle pesche, non so se si possa mangiare il prosciutto crudo con le pesche, magari faccio un esperimento perché ho anche tre pesche che devo fare fuori in questi tre giorni e nulla, quindi appunto stamattina vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande o se volevate che parlassi di qualche argomento in particolare, quindi adesso lo facciamo. Se sentite questo rumore di acqua è la fontanella da cui bevono i gatti, quindi scusatemi se vi darà fastidio, ma è la loro fonte di acqua, non la posso spegnere. Allora, vado intanto a mettere sul fuoco le mie zucchine. Mettiamo fuoco basso, due tappini di olio. Vado a lavare i pomodorini. Ok, pomodorini lavati, le zucchine sono sul fuoco, mentre taglio i pomodorini comincio a rispondere. La luce fa oggettivamente schifo perché insomma sono in cucina, quindi perdonatemi. Sono un po' sfatta, oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, quindi sono un pochino sfatta. Allora, appelez-moi Chiara, che io spero sempre di leggere bene quando ti leggo, intanto ciao, mi chiede: sostenibilità, compri, vendi usato, app, gruppi, Facebook, internet, mezzi meno impattanti, eccetera, quindi di parlare di sostenibilità. Allora, naturalmente è un argomento che mi interessa e vorrei diventare un pochino più brava dal punto di vista in particolare della moda sostenibile, perché riconosco che spesso e volentieri quando cerco magari una cosa da prendere al volo o qualcosa di particolare non sono i primi posti in cui vado, i mercatini dell'usato, i negozi second hand eccetera, anche se mi piace molto girarli.
Sono estremamente d'accordo col fatto che bisogna contrastare il fast fashion, io cerco di fare il mio meglio, compro pochissimo fast fashion, ma in generale io compro pochissimi vestiti. Mi piace fare shopping, però è difficile che io faccia shopping compulsivo, anzi credo di non averlo mai fatto. In genere compro le cose al bisogno, cioè si rovina un pigiama, compro un pigiama, si rovina un costume, compro un costume, cioè cerco di fare un consumo sempre consapevole. C'è un acquisto sempre consapevole, anche a livello economico, mi piace spendere i soldi in altro. Sui trucchi sono meno brava, anche se in realtà è tanto che non faccio acquisti compulsivi di make-up. Quello che a me piace di più in assoluto e quello che considero più efficace in assoluto è rivolgersi appunto a mercatini vintage, comunque utilizzare capi fast fashion che siano riciclati in qualche modo, cioè appunto comprare cose di seconda mano, eccetera. Credo che sia il primo passo, passare sempre per cose usate o appunto negozi vintage. Ho fatto alcuni acquisti, ho comprato qualche gilet, qualche maglione. Poi io amo molto lo scambio delle cose in famiglia, io ho tantissimi maglioni di nonno, di papà, di mia zia che mi ha ricoperto di cose anche per l'ufficio, molti tailleur, molte cose. E di marca che lei mi ha dato, in questo caso non li ho comprati perché mia zia non me li ha chiaramente venduti, però faccio sempre un passaggio di cose che magari posso trovare in giro o appunto di seconda mano prima di fare degli acquisti proprio nuovi di negozio. Credo che sia una cosa molto importante da fare. Non ho mai comprato né venduto su Vinted, quindi non vi so dire di Vinted. Il mio ragazzo ci ha sicuramente comprato, non so se ha anche venduto, e si è trovato comunque bene. Lui colleziona maglie di calcio, proprio delle squadre, e spesso e volentieri si trovano delle chicche anche nei negozi vintage. Gli piace cercare queste cose, se vi piace un settore in particolare, che possono essere anche, che ne so, le giacche di jeans, le cose di cuoio, sicuramente si trovano molto. Però appunto non ho molto altro da dire, perché è una cosa che sicuramente mi interessa. Io cerco di condurre uno stile di vita quanto più sostenibile possibile, cerco di comprare pochissima plastica, insomma faccio del mio meglio, però non sono perfetta, cioè se devo prendere le cose al supermercato per lavarmi i capelli lo faccio, insomma faccio il minimo non il minimo indispensabile, quello che riesco a fare. Abbiamo smesso di comprare le bottiglie di questo pomodorino rovinato, abbiamo smesso di comprare bottiglie di plastica, di acqua, non compriamo più casse d'acqua, ma abbiamo delle bottiglie molto belle di vetro scuro che abbiamo comprato e che riempiamo con l'acqua del rubinetto, perché comunque l'acqua di Roma a noi piace e è buona. E abbiamo comprato mamma in realtà ha regalato per Natale a papà la Soda Stream per fare l'acqua frizzante, do una giratina alle zucchine. Sono assolutamente favorevole e credo che sia una delle cose che possiamo fare per salvare il nostro pianeta. Poi Angela De Palma, ciao tesoro, ciao Marghi, in questo momento così indaffarato cosa ti fa staccare la mente? Questa è fondamentale per me, questa domanda, perché io ho imparato, anzi sto imparando a staccare la mente, perché in realtà non sono molto brava a farlo. E quando mi metto al lavoro, mi metto a fare le cose, ci sto dentro con tutte le scarpe sempre, faccio molta difficoltà a staccare la testa da questo. Le cose che a me salva più di tutti è, intanto, soprattutto adesso da quando ci sono comunque le belle giornate, non tornare subito a casa quando stacco dall'ufficio, ma cercare di fare qualcosa, magari un aperitivo con un'amica, una passeggiata, un giro in libreria, ascoltare la musica, andare in palestra quando riesco e quando mi va, per fare una cosa che immediatamente, proprio fisicamente, mi faccia staccare dal pensiero del lavoro, mi metto a fare qualcos'altro. E poi in generale cerco di coccolarmi un pochino vedendo una serie che mi piace, stando con il mio ragazzo o con gli amici, una telefonata a mamma. O parlo con mamma, perché comunque io vivo con i miei, quindi parlo anche fisicamente con mamma o con papà, insomma so, con mia sorella. Cerco sempre di fare delle cose che mi portino, appena esco dall'ufficio, a dire ok, sono fuori dall'ufficio, tutto quello che posso fare lo faccio domani o lo faccio lunedì se è venerdì. Questo mi aiuta moltissimo. E poi ci sono delle giornate in cui riesco di più e delle giornate in cui riesco di meno, come credo sia normale, perché comunque il lavoro è l'80% della mia vita durante la settimana, perché
sto in ufficio 9 ore e quindi chiaramente è una grande parte dei miei pensieri, del mio tempo. Però secondo me la cosa fondamentale è appunto trovare quanto più possibile cose che vi aiutino a rilassarvi. E non sempre sono le stesse cose, perché a volte vedere le serie non mi aiuta, leggere invece sì, a volte invece leggere mi affatica perché lavoro davanti al computer e quindi allora sento la musica, oppure dormo o cucino o appunto esco, magari vado a prendere un aperitivo. Io sono fortunata perché sono in una zona vicinissima dove lavora una mia amica che lavora in un hotel e quindi io spessissimo, siccome lei fa l'orario pomeridiano, io quando stacco da lavoro la trovo quasi sempre, quindi vado spesso da lei anche solo per chiacchierare, senza per forza per bere qualcosa, e mi aiuta a staccare un po' la testa perché sto lì e mi aiuta un po' a riprendermi dalla giornata lavorativa. Ci sono poi delle giornate in cui invece al lavoro vanno bene le cose e quindi in realtà non ho bisogno di staccare perché non sono appesantita, ma semplicemente dopo il lavoro faccio altro. Però mi aiuta molto questo state of mind di cercare di rendere il mio tempo libero molto prezioso e di coltivarlo facendo cose che mi piacciono e mi rilassano e cose che so che mi fanno bene, perché così vado al lavoro più contenta, più ricaricata e più serena. Allora, Moni, la food blogger, mi ha fatto due domande. La prima, hai raccontato spesso che perdevi i capelli, hai risolto il problema? Anch'io ho lo stesso problema. Intanto, ciao e grazie delle domande. Alla seconda domanda rispondo prima perché è più veloce. Tornerai a fare il video dei preferiti del mese. Dovrei, con Carol ne abbiamo parlato tanto. Ciao Carol, se mi stai guardando, che vorremmo tornare a fare il video dei preferiti del mese. Non è facile organizzarsi, però mi piacerebbe, magari non del mese, ma del periodo, sì. E allora, il discorso capelli. In realtà io non è che perdo spesso i capelli, è che il Covid mi ha causato una perdita di capelli piuttosto consistente. Si parla di telogen effluvium nella dermatologia, cioè proprio una perdita di capelli dovuta a stress molto forte. Perché il Covid è chiaramente un virus, è uno stress per il corpo. Io non ho risolto del tutto, nel senso che sicuramente, adesso i miei capelli sono anche sporchi, quindi non guardatevi troppo, però sicuramente io ho risolto molto, li vedo molto più forti, sono più lucidi, sono cresciuti molto, hanno ripreso un pochino di consistenza, ma non sono ancora, e non so quando mai saranno, i miei capelli di prima. Devono ancora ricrescere tanto, ci sono tanti baby hair, li vedo che si stanno un po' riprendendo, ma qui davanti la situazione è ancora abbastanza bruttina. Motivo per cui sicuramente io a settembre farò una visita di controllo per capire se oltre a quello che ho fatto in questi mesi ci sono delle altre cose che posso fare. Quello che ti posso consigliare è che se la tua perdita di capelli noti che è una cosa cronica o comunque non una cosa di perdo tanti capelli perché è giusto comunque ricambiarli, è normale che i capelli cadano, ma vedi che è una cosa un po' allarmante, vai da uno specialista. Non mi sento di consigliarti prodotti in particolare perché dipende molto da caso a caso. Io pensavo che fosse sufficiente prendere gli integratori e non mi hanno fatto niente. E ho bisogno, cioè ho fatto una cura con delle cose specifiche che mi sono state date da un medico. Quindi fatti controllare, fatti vedere che sia un dermatologo, che sia un tricologo, che sia insomma una persona specializzata che possa dirti se fai questo, no, non fare questo. È probabile che ti vengano chieste delle analisi del sangue per vedere se hai delle carenze, insomma, è una cosa che va gestita bene. Se è una perdita di stress, una, sì, una perdita di stress magari, una perdita di capelli così consistente. Io ne ho persi proprio tanti, 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 cioè sono estremamente diradati, molto sottili. Sicuramente stanno meglio, sono contenta di come stanno i capelli, però ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole pazienza. E quello che ti posso consigliare è di usare prodotti delicati per lavarli e di lavarli sempre quando sono sporchi. Io sono fortunata, i miei capelli non si sporcano tanto velocemente, però quando sono sporchi li lavo perché non fa bene ai capelli rimanere sporchi. Cerco di usare poco lo shampoo secco in questo senso. E il giorno prima di lavarli, in genere io faccio sempre un impacco con un olio, spesso con l'olio di rosmarino che stimola un pochino la circolazione e quindi aiuta anche nella crescita. Però non è sufficiente solo l'olio di rosmarino nel caso in cui tu avessi un problema come l'ho avuto io. Non deve essere per forza il Covid, nel mio caso è stato il Covid, e quindi rivolgiti a chi di dovere per queste cose.
Aspetto che le zucchine si ammorbidiscano ancora un pochino e poi ci butto i pomodorini per farli un po' appassire. Poi il mondo di Monir 32, ciao, anche lei due domande. Dicono che vivere in mansarda in estate è impossibile, è vero? Sembra un forno senza aria condizionata. Allora, sì, nel senso che io non vivo in mansarda. La mia stanza è una mansarda, cioè io dormo in una mansarda, ma ufficialmente non vivo lì. Che vuol dire, per chi non mi seguisse, vuol dire che questa dove sono adesso è casa mia ufficiale, è casa anche dei miei genitori, di mia sorella. Io non dormo nell'appartamento, ma dormo in una mansarda che fa sempre parte della proprietà della casa, che è un posto comunque a sé, cioè è un 30 metri quadri più o meno. E con l'angolo, insomma, la cucinetta, il bagno, eccetera. Però io non vivo da sola al 100%, perché neanche volendo potrei, perché comunque lì non ho la lavatrice, cioè non è una casa. Però si può arrendere una casa in caso uno volesse. Io in questo momento non ho bisogno di questo. Quando poi sarà, non tra tantissimo, sperando che le cose continuino ad andare bene, vorrei cercare una casa vera, tra virgolette. Però io non vivo lì, quindi patisco il caldo, sì, ho l'aria condizionata, secondo me è fondamentale, perché senza condizionatore, tra l'altro io non ho neanche il termosifone, quindi se non avessi il condizionatore morirei anche di freddo d'inverno. D'estate fa molto molto caldo, quindi starci tante ore è un po' faticoso. Io ho sia un condizionatore che un ventilatore con cui comunque rendo sopportabile stare dentro, faccio cambiare l'aria molto spesso, però comunque fa molto caldo, perciò sì, fa caldo. E ti vedo più rilassata, come stai davvero? Allora, sono più rilassata perché le cose nella mia vita vanno meglio, sia cioè, le cose nella mia vita personale in realtà non sono mai andate male. Ho avuto un momento un po' faticoso per una serie di cose che abbiamo dovuto gestire con la mia famiglia, di cui non vi parlo perché sono cose un po' private, però comunque una serie di cose che succede nella vita bisogna gestire. Insomma, cose varie, parenti anziani che non stanno bene, cose varie. Un momento a casa anche un po' complicato perché mio papà è andato a lavorare fuori e quindi durante l'anno lo vedo di meno perché durante la settimana lavora fuori e torna a casa per il weekend. Quindi comunque una serie di cose nella mia routine che sono cambiate. Ci siamo trovate io e mamma e Giulia a gestire da sole gran parte della casa, a gestire il cane, a gestire i gatti, comunque anche gli animali fanno parte della famiglia, necessitano di cure, di attenzioni, eccetera. E lavorativamente parlando ho avuto dei mesi molto 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 duri, soprattutto tra aprile e luglio, molto 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 duri. E quindi per me è stato molto difficile perché ovviamente questo è il mio primo lavoro, è il primo anno che lavoro così a stretto regime, diciamo, e quindi per quanto mi piaccia il mio lavoro è stato molto difficile, molto molto difficile trovare un mio equilibrio. Me ne ho trovato in tantissimi video, se non forse in tutti gli ultimi video, perché insomma, come è giusto che sia, la mia vita quotidiana è cambiata e quindi ho dovuto, insomma, girare tutta la mia serenità intorno a questo nuovo stile di vita. In questo momento sento di aver trovato un equilibrio che spero possa rimanere. L'unica cosa che mi dispiace è che ho meno tempo per me stessa, nel senso di palestra, eccetera. Vorrei pulire un pochino la mia alimentazione senza mettermi a dieta, perché non è quello che voglio fare. Vorrei insegnarmi una volta per tutte a mangiare bene, a muovermi con costanza, insomma, una serie di cose, però sono molto più serena rispetto a mesi fa, rispetto al famoso video che ho fatto a settembre in cui vi dicevo che non mi piacevo più. Non mi piaccio ancora tanto, però mi sento più tranquilla perché so che sono nello state of mind giusto, nel mood giusto, perché parlo in inglese non lo so, sono nello stato mentale giusto per mettere a posto le cose, quindi non mi metterò insomma, a regime, a dieta, quello che vogliamo dire, che dieta non sarà, però comunque delle cose le devo fare adesso che parto, perché mi sembra una cattiveria. A settembre si riparte con calma. E soprattutto vorrei trovare un equilibrio con la palestra, con l'allenamento, vorrei camminare di più, insomma, una serie di cose che posso sistemare, però sono molto più serena. Il mio equilibrio col lavoro è migliorato, il lavoro è sempre difficile, è sempre duro, però lavoro in un posto in cui mi trovo molto bene, faccio delle cose che mi piacciono molto, mi reputo molto fortunata per questo, e ve ne ho parlato anche nel video precedente, perciò.
sono più rilassata, sicuramente. Vabbè, adesso sono anche nel mood contenta perché appunto oggi è stato il mio ultimo giorno, avrò 10 giorni di vacanza, però sono più rilassata. Ci sono delle cose che potrebbero andare meglio, ho delle preoccupazioni, e anche perché appunto vorrei cominciare a mettermi nell'ottica anche di trovare una casa, e sicuramente non è semplice come passaggio, però sì, sono sicuramente più rilassata. Ho messo i pomodorini con le zucchine e ho aggiunto un po' di origano, poi vi faccio vedere quando sono carine. È un contorno o comunque un abbinamento di verdure che adoro, zucchine e pomodorini. Li ho scoperti in realtà col mio ragazzo facendo questo abbinamento. A volte ci metto anche le melanzane quando le ho, adesso non le avevo. Mi piace sia come contorno per i secondi, quindi insieme al pollo, a una cotoletta, un po' di formaggio, così. E se no mi piace anche farci la pasta. Allora, le ultime due domande sono di Lori Agoemon. Allora, un attimo. Lori Agoemoni 17. Perché avete questi nomi difficili che io sono? Ciao tesoro. Allora, stai leggendo qualche libro in questo periodo estivo? Allora, sì, sono molto contenta di parlare di libri, perché intanto ho preso la pesca perché voglio provare a mangiare la pesca col prosciutto, e poi scopriamo com'è. Sono molto contenta perché sto continuando, anche se con ritmi diversi rispetto all'estate, normale, cioè quando non lavoravo. Però sto continuando a leggere molto. Vorrei fare in realtà un video dedicato alle letture che ho fatto fino adesso durante il 2023, perché comunque sono consistenti, sono tipo forse già il doppio, se non più del doppio, dei libri che ho letto in totale in tutto l'anno scorso, e tutto il 2021 e tutto il 2020, quindi sono molto felice. E in questo momento in particolare sto leggendo in realtà tipo 4 libri contemporaneamente, perché sto rileggendo, perché è un libro bellissimo che vi straconsiglio se vi interessa l'argomento alimentazione eccetera, che è L'antidieta di Silvia Goggi, che è una biologa nutrizionista anche molto famosa sui social, lavora anche con Cucina Botanica, che sicuramente conoscerete, Carlotta, ed è un libro molto bello che vi spiega un sacco di cose illuminanti sull'alimentazione, vi dà anche un sacco di ricettine ed è molto bello. Io l'ho comprato grazie a una mia amica del master, ciao Vale se mi stai guardando, e vorrei fare un video dedicato solo a questo libro in realtà, perché secondo me merita. E poi sto leggendo Il manoscritto ritrovato ad Accra di Paolo Coelho, che mi ha regalato il mio amico Tommy. E ancora non l'ho finito, ma mi manca poco, solo che è un libro un po' filosofico e quindi lo leggo in alcuni momenti, non lo sto leggendo tipo romanzo perché va un po' elaborato. E poi sto leggendo un libro di cui adesso non ricordo il titolo, devo vedere un attimo su Goodreads, scusate, di un'autrice giapponese che non conoscevo. Si chiama Finché non aprirai quel libro di Michiko Aoyama, però non l'ho letto tanto, quindi non vi so ancora dire, però sembra molto molto carino. Avevo cominciato Gli anni di Annie Ernaux, che avevo ricevuto per Natale, ma non mi sta piacendo, quindi l'ho abbandonato, un po' delusa perché in realtà so che è una scrittrice molto amata, però non mi sta piacendo, l'ho abbandonato. Vediamo se lo riprenderò o se lo abbandonerò per sempre. Mi dispiace perché me l'ha regalato mia nonna, però proprio non mi piace. E poi ho preso sul Kindle invece, era il libro che sto leggendo in maniera più consistente in questo momento, L'uccello che girava le lidi del mondo di Murakami. Però anche lì appunto sono, cioè poi sul Kindle le pagine sono ovviamente di più perché è piccolino, sono tipo forse a un terzo neanche, però mi sta piacendo moltissimo. Io adoro il modo di scrivere di Murakami, i dialoghi di Murakami e i personaggi di Murakami, cioè lui secondo me ha un modo incredibile di descrivere i personaggi, sembra che siano persone in carne e ossa davanti a voi mentre leggete, è una cosa incredibile. Mentre voi leggete Murakami vi si dipingono le scene davanti. Io ho letto solo un libro di Murakami, che è Norwegian Wood, io da lì, cioè autore del cuore, voglio leggere tutto di Murakami, ma tutto. E intanto ho preso appunto questo, che sicuramente mi piacerà, sicuramente recupererò anche in cartaceo, perché il libro cartaceo è sempre più bello. L'ho preso sul Kindle perché quando sono andata a Bruxelles
e ho portato il Kindle per leggere un pochino in aereo, in treno quando abbiamo girato, e a casa la sera, e quindi per comodità l'ho preso sul Kindle. Adesso lo finirò, penso, questo weekend che ripartiamo. E bellissimo, veramente bellissimo. Chissà com'è questa pesca. Buono, metto al supermercato, non pensavo fosse buona. Qui intanto c'è il prosciutto crudo che devo finire. Adesso facciamo un assaggino in diretta, vediamo com'è abbinato alla pesca. E poi rispondo all'ultima domanda, che è sempre della stessa ragazza che mi ha scritto, che mi chiede cosa ho acquistato con il mio primo stipendio. Secondo me era una domanda molto carina, perché insomma ci sta, con l'arrivo dell'indipendenza, decidere di farsi subito un acquisto, insomma, di libertà, non so come dirvi, però sono troppo curiosa, lo faccio una cosa un po' becera con le mani, tanto sono da sola con voi. Avvolgiamo un dadino di pesca nel prosciutto e vediamo come stanno insieme. Ma sapete che non è male come accoppiata? Questa è la mia opera d'arte. So che nei mukbang professionali bisognerebbe vedere il piatto, però io non sono così professionale. Però sapete che non è male? Allora, ci sta sicuramente meglio il melone, però dovete sapere, io sono una grandissima amante delle accoppiate strane dei cibi. Cioè, non quelle troppo strane che si vedono in giro sui social, però tipo pere e formaggio, cioè non strane, dolce e salato, o comunque una cosa più saporita con una cosa più dolce, tipo le pere col formaggio, prosciutto e melone, la feta con l'anguria, i fichi col prosciutto, cioè queste ce la posso fare, questi abbinamenti di questo tipo, non è male. Ci sta meglio il melone, o forse è il prosciutto che è troppo salato, che non mi andava il prosciutto da solo. Io amo il prosciutto crudo, lo mangerei sempre, però siccome non fa benissimo l'affettato non lo mangio sempre. Però mi andava con un'accoppiata un po' fresca, siccome ho anche queste pesche da fare fuori. Allora, un altro bocconcino, stavo morendo di fame, nel frattempo sono le 8:22, io sto cuocendo le verdure, intanto mangio questo, poi mangio le verdure e poi forse mangio un dolcetto dopo. Una cena real life per finire gli avanzi. Cosa ho comprato con il mio primo stipendio? Allora, in realtà non c'è un unico grande acquisto che ho fatto con il mio stipendio, perché non mi andava di spendere subito il mio stipendio in questo modo, cerco sempre di usarlo in maniera consapevole. Poi io gran parte del mio stipendio lo spendo in cibo, perché mi piace molto andare a cena fuori, provare nuovi posti. E con Fede ci piace molto girare, a volte offre lui, a volte offro io, perché mi sembra sia giusto che ci sia questo equilibrio. Però quando mi hanno assunta, anche un po' per festeggiare il contratto, il mio compleanno, cioè farmi un po' un regalo unico, ho fatto l'abbonamento per prendermi il nuovo iPhone, perché volevo prendere assolutamente un nuovo iPhone, un po' per sfizio, perché il mio telefono prima funzionava benissimo, era un iPhone XR che adesso ho passato a mia madre, perché lei doveva cambiare il suo iPhone, che era un iPhone 6 Plus che stava cominciando a dare i numeri. Volevo l'iPhone nuovo, quindi ho preso l'iPhone 14 Lilla da 256 giga, che comprato tutto in una volta, effettivamente tutto lo stipendio praticamente. E allora ho fatto l'abbonamento per prendermi finalmente da sola il mio primo telefono a rate, perché prima me lo pagavano i miei, perché io non avevo delle entrate fisse. E invece adesso che ce l'ho, lo pago 48 euro al mese per sempre. In realtà l'obiettivo che io ho è di mettere da parte un pochino i soldi, pagarlo a rate per magari una metà e poi estinguere il pagamento e non portarmelo avanti fino a Germania 2025. Però ho fatto questo, quindi mi sono fatta l'abbonamento per il nuovo telefono. Amici, io vi saluto perché penso che avrò fatto un video lunghissimo, con questa luce stranissima, tutto sconclusionato di me che un po' mangio la pesca col prosciutto e un po' sfrigolo verdure. Quindi vi saluto, perché così do un senso alla mia serata. E insomma, penso già domani editerò questo video, perché finalmente sono a casa e sono libera. Però basta, perché avrò parlato tantissimo.
Quindi vi ringrazio di aver visto questo video. Lasciatemi sotto nei commenti i vostri pensieri, le vostre domande, consigli per futuri video, che cerco di portarmi un pochino avanti e di tornare un po' anche qui con voi, perché insomma un'altra cosa per cui vorrei avere più tempo è anche la mia grande passione per il mio canale, per la mia community, per voi. E nulla, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto.